tutti da Liupetto Rovari e da Edoardo Raspelli. Eccoci qui, ben arrivati, ben ritrovati. Uno si chiederà, ma che ci fa una ragazza che ha vinto il titolo di Miss la più bella del mondo 2014, Miss selezione italiana, e che ha sfilato per Valeria Marini di fianco al ciccione che si occupa di gastronomia, che sarei io? Beh, la risposta è anche data dal suo background di questa Miss. Ha lavorato con Fabrizio Bellincioni, autore televisivo di Gerry Scotti Mio, in una produzione per il quotidiano di Piacenza di gastronomia. Ha frequentato con successo l'Istituto Alberghiero di Salso Maggiore, è di Parma, che è l'altra capitale della gola, magari meno vino ma più tortellini e prosciutto e quant'altro, e poi tra l'altro i primi passi nel mondo della bellezza la fate proprio qui da queste parti, perché a Canelli ha avuto la prima fascia. E... ma non gli interessa di me, loro vogliono sapere di te, anche se sei già conosciuto. Io ripeterò il suo curriculum, anche se me l'ha chiesto di non farlo, io lo ripeterò e lo leggerò ad alta voce. Pesava 140 kg, ora ne pesa 88, quindi direi 50 kg in meno. Un applauso, se lo merita. Beh, grazie al chirurgo che mi ha messo il bendaggio gastrico. Ecco. Non lo sa a memoria. No, io lo so a memoria, volendo. Allora, giornalista per il Corriere della Sera, cofondatore, curatore e supervisore della Guida d'Italia dell'Espresso e responsabile dei ristoranti su Il Gambero Rosso. A pro della televisione, partecipando a diversi programmi, tra quali Star Bene a Tavola, ma con Mela Verde ha l'enorme successo. Da 20 anni conduce il programma Mela Verde ogni domenica su Canale 5 insieme a Daily Reading. Edoardo Raspelli! Eccoci qua. Questo è perché era previsto il tuo show con l'uscita alla Maurizio Costanzo. Cosa credi che sono qua? Va bene, comunque ci siamo. Ci siamo e sono molto felice di essere qua, perché questo palazzo si chiama con lo stesso cognome di quel presidente della Camera di Commercio che io conobbi tanti anni fa, quando la Duglia d'Oro voleva, pensate voi, portare il mondo del vino da Asti nel mondo. Ma volevano fare una gara, pensate, volevano portare le Proloco in piazza. Questi sono i primi passi e voi avete visto qualcosa come 250.000 persone in queste ultime 36 ore inondare la piazza del Palio e le vie d'attorno. E poi ci sono i prossimi giorni, incrociamo le dita che gli sforzi della Camera di Commercio, degli enti, delle associazioni vinicole abbiano lo stesso e ancora maggior risultato degli anni passati. Lo dicevo prima, quando sono stato intronizzato dai Cavalieri, che per me Asti, città e provincia, rappresenta un grande ricordo. Un grande ricordo e anche una grande presenza. Importante, ovviamente, nel mondo gastronomico italiano. Poche settimane fa Angelo Gaia, da queste parti, cioè ad Alba, ha riunito le forze gastronomiche italiane per parlare della situazione. Le raccontavo in un modo un pochino problematico, un pochino quale sarà il futuro dell'Albese. Io mi sono chiesto quale sarà il futuro dell'Astigiano, perché ogni tanto qualcuno non è meno contento di una volta e dice, parla di problemi, parla di realtà. Io dico che questo territorio, l'Astigiano in particolare, è una delle capitali della gola, forse anzi è la capitale della gola italiana. Attenzione, entriamo nel dettaglio e poi sentiremo i nostri ospiti. Certo. In dettaglio, la Lombardia, come forse voi sapete, è la capitale agricola italiana. Qualcosa come 4.200.000 maiali,
parlo a quattro zampe, per quelle due sono molti di più, parliamo del 40% della produzione di latte italiano. La gastronomia, la ristorazione è una cosa diversa. Certo, la Lombardia, ricca e molto grande, è effettivamente il regno dei grandi alberghi, dei grandi ristoranti, delle grandi catene, però ha perso uno dei temi che abbiamo ascoltato poco fa e che ascolteremo ancora, ha perso la sua identità. Se io milanese, con moglie piemontese, voglio andare a mangiare il risotto alla milanese o la cassola, non li trovo da nessuna parte. Se voi volete andare a mangiare in Piemonte i tagliarini, il fritto misto, oddio, fritto misto magari no, diciamo i tagliarini, gli agnolotti, la carne cruda, ciapilà, li trovate dappertutto. Avete addirittura da annoiarvi a volte. Continuate ad annoiarvi. Io di recente ho lanciato grido d'allarme, per fortuna, per altre zone del Piemonte, dove per esempio abbiamo fatto le capesante avvolte nella pancetta e annegate in una minestra di liquirizia. Schifo. Una cosa repellente. No, attenzione, la parola schifo ti querelano. Moderno e schifo. Perdi la causa. Allora direi, e poi, non è schifo, però no, terribile, un piatto non terribile. È molto gustoso mangiare le capesante con la liquirizia. Ma c'è di peggio, sempre in questa regione, per fortuna nel torinese, una palla di cioccolato farcita di mousse di cioccolato buonissima, inondata, questa volta immersa, in una minestra a base di olio. Come l'hai criticato? Terrificante. Ti hanno querelato? No, non ho ancora scritto. No, tra l'altro non lo scriverò neanche perché lo chef mi ha riconosciuto e dice: dottore, le facciamo assaggiare questo piatto. Allora, attenzione. Siamo per un milanese mezzo piemontese che arriva e che scrive sul quotidiano che voi la stampa, è una consolazione venire da queste parti.